Continuiamo questo programma della mattinata, programma molto intenso, c'è ancora questo incontro e poi ce ne sarà ancora uno a mezzogiorno e un quarto, quindi diciamo una mattinata decisamente fitta di appuntamenti e tutti di altissimo livello. Abbiamo il piacere di avere qui adesso con noi uno dei curatori della rassegna, il professor Cardini, docente emerito della Normale di Pisa e studioso delle crociate tra i vari argomenti che ha trattato nel corso della sua lunga carriera. E alle crociate è dedicato appunto questo terzo appuntamento. Abbiamo pensato di modificare leggermente il format dell'incontro anche per renderlo più dinamico e quindi è stato pensato come una sorta di dialogo-intervista tra il professor Cardini e il professor Musarra, che è un ricercatore dell'Università di Firenze, sempre un ricercatore, uno studioso di storia moderna, che appunto dialogherà con lui. E quindi diciamo l'incontro sarà gestito come una conversazione. Ovviamente se poi voi aveste delle domande nel frattempo penso che potrebbe essere una cosa opportuna, anche se ovviamente come si sa i tempi sono abbastanza contingentati. Bene, io ringrazio il professor Cardini e il professor Musarra e vi lascio allora alla loro lezione. Inizio io allora. Bene, buongiorno a tutti innanzitutto e grazie per l'invito. Io mi rivolgo subito agli studenti presenti. Io sono stato insegnante per molti anni, vi chiedo un'estrema attenzione, si sente? Sì. Perché? Perché abbiamo l'occasione di poter parlare innanzitutto con uno dei più importanti storici italiani, soprattutto con uno dei più importanti esperti di storia delle crociate, ma chiamarla così forse è limitativo, di storia dei rapporti, potremmo dire, tra Oriente e Occidente, di storia del modo in cui l'Occidente ha molto spesso sognato, immaginato l'Oriente. E per cui vi chiedo appunto una grande attenzione e anche di formulare eventualmente qualche domanda alla fine, se ci sarà tempo, vedremo. Il secondo motivo per cui chiedo la vostra attenzione è dovuto alle immagini che mostreremo alle nostre spalle, perché si tratta di un qualcosa di veramente nuovo anche per il campo degli studi, di un manoscritto, come potete vedere, un manoscritto medievale prodotto a Genova nel 1300 che ha molto a che fare con la storia delle crociate, le cui carte e le cui miniature sono ancora per la maggior parte ignote. Le mostreremo oggi alcune per la prima volta e concentreremo su queste miniature le domande che porrò al professor Cardini, a Franco Cardini. E pertanto io mi prendo, Franco, solamente 5 minuti per fare un breve cappello su questo manoscritto meraviglioso che appartiene a una famiglia di origine provenzale che nel corso del XII secolo decise di stanziarsi in Terra Santa, ovvero nell'area che all'epoca era denominata generalmente Siria. Questo nome purtroppo continua a emergere anche ai giorni nostri, magari un accenno potremo farlo anche successivamente. Nell'area in cui i crociati fondarono i primi regni latini. E questa famiglia si stabilisce, pratica il commercio, dopodiché comincia a subire però la pressione di quelli che sono gli stati, utilizzo questa parola per semplicità, circonvicini, in particolare dell'aggressivo stato mamelucco, cioè di coloro che sono stanziati dal 1250 in Egitto, che tentano di erodere il territorio crociato, scontrandosi con un'altra grande potenza, di cui poi vedremo una miniatura eccezionale, quella dei mongoli. Ecco, la Terra Santa, il regno latino di Terra Santa, tra XII e XIII secolo, cioè nel periodo classico delle crociate, e so che alcune classi stanno studiando adesso questo periodo,
è racchiusa come in una morsa tra i mongoli che provengono dalle steppe dell'Asia e i mamelucchi dall'Egitto. Che cosa succede? La famiglia Cocarelli, e in particolare Pellegrino Cocarelli, a un certo punto decide di fuggire, vista la situazione. E scappa, pensate dove? Un indizio lo avete proprio nella carta qui dietro, scappa a Genova, ovvero in uno dei porti principali del Mediterraneo di quel periodo. Nello scappare a Genova scrive la propria storia, cioè racconta della propria vita ad Acri, che è la capitale del regno latino di Gerusalemme, della propria vita a Cipro, l'isola di fronte, posta di fronte alla Siria, in cui si rifugiarono coloro che scappavano dalla marea montante dei Mamelucchi. E poi racconta la propria storia a Genova. E nel raccontare la propria storia a Genova, siamo attorno al 1330, produce questo codice e in particolare questa carta che rappresenta la più antica immagine esistente, conosciuta, della nostra cattedrale. La riconoscete sia dalla presenza del San Lorenzo che, guardate qui, dalla presenza del famoso arrotino, no? La meridiana che ancora oggi, fateci caso passando per la via di San Lorenzo, allieta le nostre passeggiate. Ecco, ma in questo codice, in questo manoscritto, sono presenti molte immagini che riguardano la crociata. Forse Pellegrino è stato anch'egli un crociato, il nome è un po' parlante in questa maniera. Ma per capire dunque il contesto in cui fu prodotto questo manoscritto e avvenne la fuga della famiglia di Pellegrino Cocarelli verso Genova, vorrei partire un pochino dai fondamentali, approfittando appunto della presenza di Franco Cardini e cercando di capire come mai a un certo punto della storia una fetta notevole della popolazione europea, potremmo dire, e anche italiana, genovesi tra i primi, decide di stabilirsi nel territorio siro-palestinese. E allora partiamo proprio da una domanda, direi, fondamentale. Il motivo è la crociata, ma che cos'è una crociata, Franco, e chi sono i crociati? Sì, questa è una domanda che mi piacerebbe molto essere io a rivolgere a qualcuno che fosse in grado di rispondere seriamente e in maniera compiuta a una cosa come questa, no? In generale, quando non sappiamo bene il significato di una parola, che vuol dire quasi sempre, è bene rivolgersi a strumenti. Voi poi, quando dico voi, mi rivolgo soprattutto agli amici più giovani, agli studenti, non mi rivolgo ai colleghi o alle persone un pochino più anziane che hanno la pazienza di starci ad ascoltare. Beh, quando voi in generale non sapete qualche cosa, beh, i casi sono due, o continuate a non saperlo, altrimenti fate qualche ricerca e ordinariamente usate questi aggeggi qua, cioè vi rivolgete a Wikipedia e diavolerie del genere. Beh, io sono un po' perché sono vecchio ormai, sono quasi ottantenne, e un po' perché evidentemente sono all'antica, oltre ad essere vecchio, consiglierei sempre di non disprezzare i supporti cartacei, così dire, cioè in molte scuole, direi un po' in quasi tutte, almeno nelle grandi città, almeno le scuole, gli istituti secondari, diciamo così, ci sono delle enciclopedie, ecco, dateci un'occhiata magari, non vi affidate immediatamente al mezzo più comodo che si consulta da casa, però è anche qualche volta un po' più scivoloso, un po' meno sicuro. Sapere i significati delle parole è importante, è fondamentale, è indispensabile, però non basta, purtroppo non è sufficiente, è necessario ma non è sufficiente, perché poi bisogna alle parole dare dei significati che le portino il più vicino possibile alle cose. E allora la parola crociata, la capite immediatamente, è qualche cosa che ha a che fare con la croce.
E questo, voi che avete un immaginario prevalentemente televisivo, se non da War Games, eccetera, eccetera, bah, la cosa è estremamente familiare, no? Non tanto perché la croce sia un simbolo evidentemente importantissimo a vari livelli, eccetera, ma perché la vedete di continuo, la vedete nei film storici o fantastorici che vi propina la televisione, in molti giochi, specialmente appunto nei giochi di guerra, nei War Games, che chiamano molto spesso in causa le crociate, per cui in fondo per giocare con qualche cosa non c'è nemmeno bisogno di sapere con precisione qual è il significato intrinseco della cosa con cui stiamo giocando. Beh, d'altra parte a scuola si viene per questo, insomma, si viene per capirsi un po' meglio. Un grande professore di storia, un grande studioso, un grande storico, io ho avuto anche, non posso dire di essere stato un suo allievo, ma lui è stato però uno dei miei professori, dei miei maestri all'Università di Firenze negli anni, all'inizio degli anni 60, il professor Delio Cantimori ha detto da qualche parte, non mi ricordo più dove, forse l'ha detto più volte, ma non mi lo deve aver anche scritto, ma adesso non ho presente dove, che la crociata è una sorta di balena bianca che attraversa, l'espressione che poi è stata ripresa da lui, da parte sua, molti altri l'hanno ripresa, magari anche senza citarlo. Cioè la balena bianca, il riferimento, lo capite, è un riferimento importante, è un riferimento a un famoso romanzo di Melville, Moby Dick, che è appunto una balena albina, quindi una balena di un colore grigio chiaro, molto chiaro, da lontano può sembrare addirittura bianco o candido, come si dice nel romanzo stesso. La balena cosa fa? Come sapete, si immerge, poi ogni tanto riemerge per riprendere fiato, perché non è un pesce, è un mammifero, e riemerge nei luoghi più impensati, fino a un certo punto poi, perché le balene seguono delle rotte, anzi gran parte del libro di Melville è proprio basato su questo, il capitano Ahab sa bene, o crede di sapere bene, e ci indovina quasi sempre quando e dove riemergerà il suo nemico, che è appunto questa balena bianca che alla fine diventa quasi una specie di alter ego del protagonista. Beh, insomma, è un lavoro, quello del capitano Ahab, abbastanza simile al lavoro dello storico. Ogni tanto riemergono certe cose che sono loro o non sono loro, ma ci somigliano, e noi cerchiamo di capire con quale logica. Oggi io parlo di crociate, no? Noi parliamo di crociate qua dentro. Se avessimo pronunciato la parola crociata 30, 40 anni fa, ma insomma le reazioni sarebbero state molto diverse da quelle di oggi. Magari sarebbero state reazioni annoiate, sempre questa storia delle crociate, le crociate poi vengono numerate, non si capisce mai se sono state 7, 8, 9. C'è un bellissimo libro di un grande poeta del Novecento, secondo me il più grande almeno dell'orizzonte italiano, ma questi sono i miei gusti personali, che è Cesare Pavese, il quale in una sua raccolta di poesie che si chiama I dialoghi con Leucò, a un certo punto dice: le crociate del resto furono più di 7. Beh, è una frase ironica, no? Lui lo sapeva benissimo che in realtà il movimento crociato era molto complesso, quindi quest'idea di numerare le crociate come se fossero dei sovrani uno dietro l'altro, già l'idea di numerare i sovrani del resto è discutibile, ma quella delle crociate ancora di più. Cos'è la crociata in pratica? Riferimento è al segno della croce e quindi evidentemente al valore un po' fondamentale per tutti noi del segno della croce, che rimanda alla religione cristiana, alla figura del Cristo, eccetera. La crociata è quindi una guerra fatta in qualche modo nel nome del Cristo, che ha un rapporto col Cristo. Oggi davanti alla parola crociata molti, magari non di voi, voi siete un po', ancora un po' troppo giovani per questo, ma molti magari ragazzi poco più grandi di voi, molti ventenni per esempio, reagiscono con un atteggiamento che potrebbe sembrare strano, quasi incomprensibile, un atteggiamento per esempio anche di entusiasmo. Non è raro
il sentire, magari anche durante qualche dibattito televisivo, qualche politico, qualche giornalista o qualcuno del pubblico che dice ci vorrebbero delle altre crociate, delle nuove crociate. Sarebbe interessante fermare il discorso di questo signore o di questa signora e dirgli scusi, ma lei cosa intende per crociata? E probabilmente verrebbe fuori e le crociate sono state fatte per contrastare i musulmani, per fermare i musulmani, sono state delle reazioni alle invasioni musulmane, è proprio vero questo? Se voi leggete i vostri libri di storia medievale scoprite che sì, c'era stato un periodo in cui il mondo islamico si era diffuso, si era allargato dall'Asia verso l'Africa, una parte dell'Europa, per esempio la penisola iberica, la Spagna, eccetera, ma non è che poi questi rapporti fossero sempre stati così feroci, così violenti, anche sul Mediterraneo c'erano fenomeni di guerra di corsa, di pirateria se volete, non proprio la stessa cosa, ma fingiamo che lo sia, da parte dei musulmani, poi i nostri, le nostre città, Genova per esempio, ma prima di Genova Amalfi e poi anche Pisa, Venezia, avevano in qualche modo risposto della stessa maniera, però non c'erano soltanto le guerre, c'erano anche i rapporti economici, moltissimi. Il nostro Medioevo a un certo punto ha fatto diventare il Mediterraneo un lago in cui circolavano delle vere e proprie ricchezze, quindi c'era un commercio vivissimo e questo commercio vivissimo era in quell'età che voi chiamate l'età dei comuni, diciamo fra il XII e il XIV secolo, poi si potrebbe discutere anche su queste periodizzazioni. E questo momento voi sapete proprio dal vostro libro di scuola che è stato un momento intensissimo di vita economica e di vita culturale, intellettuale. Si dice per esempio che i filosofi greci ci sono tornati a noi, ancora prima che nel 400 ci tornassero, filosofi greci dell'antichità dico, ci tornassero attraverso manoscritti greci, ci sono arrivati attraverso traduzioni arabe. E che vuol dire che questo rapporto non era soltanto di guerra, c'erano rapporti economici, c'erano rapporti culturali, c'erano rapporti diplomatici, cioè i capi di Stato, cristiani o musulmani, parlavano fra loro, si mettevano d'accordo, discutevano. Franco, sui rapporti economici ti blocco un attimo per mostrare quest'altra carta. Bloccami sistematicamente. Assolutamente. Se no io sto mazzito. Qui potete vedere altre due rappresentazioni di questo codice, che rappresentano due scene d'assedio. Qui è l'assedio di Tripoli nel 1289, quindi siamo alla fine di questo primo periodo di cui... È Tripoli che oggi è in Libano, Tarbulus, non Tripoli di Libia. Esattamente. E qui potete vedere l'assedio di Acri, una carta che molto spesso è stata scambiata per una rappresentazione di Genova. Non è Genova, ci sono alcuni elementi tipici dell'Acri del tempo. Acri oggi è Acco in Israele. E all'epoca era la capitale del regno latino di Gerusalemme, perché come sapete molto presto Gerusalemme viene riconquistata dai musulmani del Saladino. Ebbene, volevo farti notare che nella carta sono raffigurate quasi completamente delle unità navali commerciali. Voi sapete che nel Medioevo il naviglio era diviso in due grosse categorie, le galee, che erano unità da guerra, lunghe, sottili, basse sull'acqua, le vedete raffigurate qui, dopodiché le naves, erano chiamate così in latino, usiamo lo stesso termine, che invece servivano per il commercio. Il miniaturista qui rappresenta soprattutto delle naves, perché nel momento in cui Acri cade, genovesi, veneziani, pisani, marsigliesi, piacentini a bordo delle navi delle città marittime sono presenti ad Acri per ragioni fondamentalmente di commercio. Lo notiamo anche da un altro particolare. Qui in mezzo, magari lo vedete poco dalla carta, si nota uno spazio completamente rosso, un San Giorgio e il drago, purtroppo non lo si vede bene, e un leone di San Marco. Beh, è la rappresentazione dei principali quartieri cittadini di Pisa, che all'epoca non aveva ancora la croce bianca, la cui bandiera era rossa, di Genova e di Venezia.
che proprio ad Acri, tra l'altro, se la danno di santa ragione. Ora, mi chiedevo, tu hai parlato di questa balena bianca che attraversa i secoli, quindi di un'idea di crociata che nasce fondamentalmente nel famoso concilio di Clermont, forse appena prima, forse appena dopo, e che però ce la ritroviamo ancora, beh, potremmo dire ancora nella propaganda crociata dell'ISIS, no? Quando nella rivista Da Bic, questa organizzazione paracalifale, potremmo dire così, chiama gli occidentali come crociati. Quindi è vero, ritorna continuamente. Ma mi interessava sapere da te, ma in età medievale, tra 2 e 300, quindi anche dopo la caduta di Acri, ci fu una sorta di confusione tra crociata e guerra santa? O i due concetti sono assimilabili? E come si rapportano al concetto di jihad? Allora, io cerco di darvi delle risposte che non sono proprio troppo dirette, e questo probabilmente qualcuno di voi, se cerca di seguire attentamente, resterà un pochino disorientato, perché invece di dare una risposta subito diretta io prendo un po' la questione di fianco, diciamo così. Oggi si parla di crociate, appunto. Il califfo, lui dice di essere un califfo, ci sono alcuni che sostengono che lo è, cioè, quindi il capo della religione musulmana, della fede musulmana, in una certa area, in questo caso fra Iraq e Siria. Il califfo Ibrahim al-Baghdadi, che attualmente è morto 4-5 volte, però sembra che continui a essere vivo e vegeto, che è il capo del Daesh, dell'ISIS, di questo Stato islamico che dal 1914 sta facendo una specie di guerra fra la Siria e l'Iraq, ma che è, o sembra, o dicono, non senza ragione, che sia anche un po' un responsabile delle azioni terroristiche che avvengono da noi in Occidente. Califfo al-Baghdadi usa spesso la parola crociata e ci tratta da crociati in blocco, dicendo gli occidentali sono dei crociati. Ora, crociata in arabo si dice Harb as-Salib, letteralmente guerra della croce. Bene, il califfo al-Baghdadi è fortunato a poterci chiamare crociato. Il nonno del califfo al-Baghdadi non avrebbe potuto chiamarci crociati, per una semplice ragione che è bene che vi ricordiate sempre, perché è importante. La parola crociata in arabo fino alla metà dell'Ottocento non esisteva. Nessun arabo, nessun musulmano si era mai accorto delle crociate. Attenzione, non dico che gli arabi musulmani della zona del Vicino Oriente o anche dell'Egitto o anche della Spagna, quindi soltanto di una parte del mondo musulmano, il mondo musulmano era e resta enorme, comincia allo stretto di Gibilterra e finisce a Giava o a Sumatra, nel senso della longitudine, no? Da ovest verso est, quindi una cosa enorme, soltanto una parte di questo mondo è stato toccato dalle crociate, ma non se n'era accorto che gli occidentali davano tutta questa importanza alle guerre che facevano. Loro si erano accorti che ogni tanto arrivava una o più bande di assatanati che scendevano dalle navi, facevano dei raids, conquistavano delle città, poi molti di loro se ne andavano, alcuni restavano, e queste cose le chiamavano le guerre dei franchi. I franchi per gli arabi ancora oggi, Farange in arabo, i franchi per gli arabi sono gli europei occidentali, da non confondersi con gli europei orientali, che nel mondo arabo e musulmano, in tutto il mondo in cui si parla l'arabo, sono chiamati Rum, nome che significa Roma praticamente, e che era nel mondo medievale la parola con cui si designavano i sudditi dell'impero bizantino. Quindi dal punto di vista musulmano c'erano i franchi, i discendenti di Carlo Magno, che stavano a occidente, e poi c'erano i romani, quindi l'impero bizantino, che stava a oriente. Ma non era proprio così, però era abbastanza, in fondo era abbastanza chiaro. E quando loro parlavano di queste guerre che noi chiamiamo crociate, le chiamavano le guerre dei franchi. E allora perché gli arabi, e quindi
po' tutti i musulmani, perché anche i musulmani che non sono arabi hanno sempre l'arabo come punto di riferimento, l'arabo è la lingua sacra, quindi è ancora oggi una lingua di cultura e via discorrendo. Perché dall'Ottocento in poi hanno imparato a chiamarli crociati? Glielo abbiamo insegnato noi. Noi gli abbiamo insegnato nel nostro processo coloniale, che era un processo anche, almeno nelle intenzioni, di elevazione culturale, via discorrendo, gli abbiamo insegnato che nel mondo medievale e moderno noi contro l'Islam abbiamo fatto queste spedizioni che si chiamano crociate. Ma del resto noi gli abbiamo insegnato tante altre cose, La parola Watan, per esempio, la parola Watan significa nazione o patria, quindi volete una parola più comune di nazione o di patria? Anche quella è difficilissima poi a spiegare che cosa voglia dire, però le parole sono parole, si usano continuamente: questa è la mia nazione, questa è la mia patria, questa è la mia identità nazionale e via discorrendo. In realtà nel mondo musulmano tutto questo non c'era. C'era una parola che oggi si definirebbe identitaria, che era una parola molto bella in arabo, la parola umma, che letteralmente si dovrebbe tradurre matria, perché i musulmani si ritenevano tutti, in quanto tali, in quanto fedeli del Corano e del profeta, si ritenevano tutti membri di una stessa comunità, che era la loro comunità materna. Umma in arabo vuol dire mamma, e quindi umma vuol dire la matria, non la patria. E questa era la comunità religiosa. Per un musulmano era sufficiente, non era importante che un musulmano fosse egiziano, fosse arabo, fosse turco, fosse mongolo, eccetera. Era musulmano. Noi occidentali, come sapete, ragionavamo già da molto tempo in termini diversi. Nel nostro processo coloniale, a un certo punto, abbiamo ritenuto opportuno, anche politicamente, esportare e un pochino anche imporre questo concetto di nazione. Sapete, quando si impone a qualcuno il concetto di nazione, poi quello lì alla lunga fa nascere una sorta di ideologia di sopraffazione degli altri che si chiama nazionalismo. Questo è successo anche agli arabi. Non è un caso se Joshua Prawer, un grande storico delle crociate, scrisse un libro tradotto in italiano come Colonialismo Medievale, avvicinandosi un po' ai concetti di cui ci stai parlando. Però vorrei aggiungere a questo quadro molto attualizzante che stai tracciando un altro elemento, giovandomi un pochino di questa carta, che è una delle prime raffigurazioni del mondo mongolo, no? All'epoca, ne siamo nel 300, sicuramente quell'area del Mediterraneo è un'area che è un po' un crogiuolo di popoli. Non a caso qui troviamo, sì, dei mongoli, ma anche una serie di suonatori di pelle nera e via dicendo. Dal punto di vista geopolitico, che si aggiunge a quello che hai appena detto sul controllo, sulla presenza dell'Occidente in questa zona, trovi delle assonanze tra il mondo del XII, del XIII secolo e il mondo attuale? Oggi si fa tanto parlare di Siria, purtroppo in questi giorni stiamo vivendo forse un dramma da questo punto di vista, con la guerra che molti di voi avranno sentito forse sta per scoppiare. Perché all'epoca quel territorio e ancora oggi quel territorio è così importante dal punto di vista geopolitico? Non so se vi siete accorti, ma vi stiamo mettendo moltissima carne al fuoco. Poi magari si farà un suntino finale dove si tornerà su questo concetto, la parola crociata, la cosa crociata, eccetera. Però per il momento seguiamo il filo del discorso. Intanto qui sono entrati in scena i mongoli, che può darsi anche che a qualcuno di voi siano familiari, ma ne dubito un po'. I mongoli sono una popolazione, chiamiamola uralo-altaica, turco-mongola, in vari modi, insomma, sono una popolazione o una serie, un gruppo di popolazioni che vivono nell'Asia centrale, tra l'antichità e il Medioevo, e che a un certo punto, perché si mettono in moto popoli interi, periodicamente, perché ci sono state le cosiddette
invasioni barbariche dell'impero romano, ammesso che ci siano state, così come se le immagina la maggior parte di noi, perché oggi la gente scappa dall'Africa e viene in Europa e qualcuno parla già di invasione, anche se qualitativamente, quantitativamente forse è un po' esagerato, perché la gente a un certo punto si muove dalla terra propria, nel senso la terra dove ha sempre abitato, e se ne va e si espande, o magari resta in questa terra, però in un qualche modo si estroflette rispetto a questa terra. Fra XII e XIII secolo noi abbiamo assistito a un fenomeno che è quello di un piccolo gruppo, relativamente piccolo, erano qualche milione di persone, di popolazioni che parlavano dialetti che noi chiamiamo appunto turco-mongoli, che hanno cercato di conquistare la Cina, quindi si sono rivolti, stava nell'Asia centrale, si sono rivolti verso est, in un primo tempo non ce l'hanno fatta e allora si sono buttati verso ovest e hanno invaso la Persia, l'Iran, poi hanno invaso anche una parte della stessa Europa, la Russia, la Polonia, l'Ungheria, una parte della Germania, e questo fenomeno è successo nella prima metà del 200. Dopodiché naturalmente questa ondata si è fermata e sono nati degli stati mongoli, i quali hanno avuto anche dei rapporti reciproci fra loro, una sorta di federalismo più o meno imperfetto, e naturalmente si sono urtati con i poteri musulmani che c'erano già prima di loro, però poi sono diventati musulmani essi stessi. E nel frattempo naturalmente hanno dato un sacco di problemi agli europei. Gli europei da un lato erano contenti che i mongoli assalissero i musulmani, poi lo sono stati un po' meno quando si sono accorti che A, gran parte dei mongoli erano diventati musulmani, B, c'era il pericolo di essere assaliti non più dagli arabi che in fondo si conoscevano, ma anche da queste popolazioni. Gli stessi turchi originariamente sono molto affini ai mongoli. E allora a questo punto il quadro della crociata si dilata moltissimo e bisogna tornare per forza a quella cosa che diceva Musarra qualche minuto fa. Lui ha parlato di un concilio, cioè di una riunione di vescovi, un concilio è questo, avvenuto a Clermont, che è una città della Francia centrale, nel 1095, da cui i libri di storia spesso faranno, diciamo così, cominciare la crociata. E qui c'è un paio di cose divertenti da sottolineare. Anzitutto, nessuno nomina la parola crociata. Noi diciamo il movimento crociato è nato dal concilio di Clermont del 1095. È un po' schematico, ma va bene, si può anche dire. Però non diciamo che il Papa ha parlato di crociata, per la semplice ragione che il Papa non ha mai parlato di crociate, non l'ha mai detta la parola crociata. Il Papa ha detto un'altra cosa. Parentesi, come si fa a sapere cosa ha detto il Papa nel 1095, escluso che ci fossero registrazioni di tipo, che so io, magnetico, roba di questo genere? Ci sono dei testi che ci dicono che cosa ha detto il Papa. Sono dei testi di cronisti, cioè persone che assistevano a questo incontro o alle quali era stato narrato questo incontro, o che non c'erano, non gliel'avevano nemmeno narrato, ma che lo ricostruivano un po' di fantasia. Quindi in pratica noi abbiamo cinque diverse visioni di redazioni di questo discorso del Papa da parte di altrettanti cronisti, che erano quasi tutti dei chierici, quindi degli appartenenti al clero, non sempre sacerdoti, ma comunque appartenenti al clero. Cosa ci dice il Papa nel 1095? Intanto ci dice questo: il Papa fa un concilio, si riunisce con i vescovi di quella zona, alla fine del concilio
dà una specie di grande benedizione a tutta la gente del luogo che era venuta a incontrarlo, e si rivolge soprattutto a un gruppo privilegiato che sono i guerrieri, che avevano tanto potere economico da potersi mantenere un certo numero di cavalli da guerra, e un certo numero anche di seguaci. Quindi si rivolge a quegli armati, pesantemente armati, li conoscete quasi sicuramente come si andava armati alla fine dell'undicesimo secolo, qualche idea generale l'abbiamo tutti al riguardo, che avevano un potere economico, che come professione facevano i possessori di terre, quindi gli sfruttatori dell'agricoltura locale, e facevano anche i guerrieri, e vivevano di questo, e vivevano di razzie. Sono quelle persone che ordinariamente noi chiamiamo, con un termine che è imprecisissimo, feudatari, no? Siamo nel sistema feudale, altro termine che è molto usato a scuola. Il Papa si rivolge a questa gente e gli fa un discorso che all'osso è il seguente. Sentite, voi avete continuamente bisogno di soldi. Dicendo questo dice una cosa nuova, perché alla fine dell'undicesimo secolo non è che ci fosse una grande circolazione monetaria. Il danaro, che era una cosa antichissima, c'era nell'antichità, eccetera, eccetera, ma nell'undicesimo secolo da noi in Occidente era molto rarefatto. Erano monetine d'argento, piuttosto brutte fra l'altro, e ne circolava molto poco. Ma questa aristocrazia guerriera aveva un gran bisogno di soldi, e ormai non poteva più procurarseli soltanto commerciando i prodotti della terra o facendo delle guerre e quindi delle razzie. È proprio questo che gli dice il Papa. Il Papa esce da un momento molto confuso della storia europea del tempo, la Chiesa si è riformata, si è riorganizzata, tende a organizzare una vita civile più tranquilla, più serena, più ordinata, e il Papa dice proprio questo a questi cavalieri, a questi guerrieri, a questi feudali: ma perché volete continuare a stare a fare le vostre guerre da noi? Noi stiamo organizzando i commerci, stiamo riorganizzando le nostre città, abbiamo bisogno di vivere in pace. Voi sapete fare solo la guerra. E allora fate una cosa, andate a farla da un'altra parte. E quell'altra parte ve lo dico io qual è. E qui il Papa spiega che l'imperatore d'Oriente, l'imperatore di Bisanzio, l'imperatore di Costantinopoli, quindi una parte dell'impero romano, che nell'undicesimo secolo era ancora bello dritto in piedi, perché non è vero che l'impero romano è caduto nel V secolo, una parte dell'impero romano è stata, come dire, abbandonata dalle istituzioni imperiali, e lì si è che sono creati i regni barbarici e tutto il resto. Ma a Oriente no, in tutta un'area enorme, la Turchia attuale, i Balcani attuali, una parte del mondo africano, poi quello viene perduto quando l'Islam comincia a dilagare, lì c'era ancora l'impero romano d'Oriente, con le sue leggi, con le sue istituzioni. Non parlavano più latino, parlavano greco, ma del resto già nell'impero romano il basic English dell'impero romano non era il latino, era semmai il greco. Quindi ecco, e questi guerrieri occidentali, figli di una società impoverita, turbolenta, a questo punto erano anche molto famosi per saper fare la guerra, saperla far bene, saperla fare con i loro cavalli pesanti, le loro armature pesanti, a punto tale che l'imperatore di Costantinopoli spesso li reclutava come soldati mercenari. Voi col vostro inglese un po' dilagante, anche se non sempre sicurissimo, li chiamereste oggi contractors. Bene. Papa dice questo: guardate, l'imperatore ha bisogno di contractors, perché lì nel suo impero, a sud-est del suo impero, è arrivata della gente pericolosa. Il Papa non spiega nemmeno chi sono i musulmani,
In fondo si sapeva grosso modo chi erano, erano anche in Spagna, eccetera. Il Papa dice gente che viene dalla Persia e aveva perfettamente ragione, perché si era in presenza di popolazioni turche che si erano spostate dall'Asia centrale attraverso la Persia. E dalla Persia queste popolazioni erano dilagate nel vicino Oriente, erano arrivate anche fino a Gerusalemme. Gerusalemme era già una città musulmana tenuta dagli arabi, però quando erano arrivate queste nuove popolazioni che si chiamano i turchi, a Gerusalemme era diventato un pochino più difficile per i pellegrini cristiani che andavano di solito a Gerusalemme, perché a Gerusalemme, come sapete, si poteva vedere il sepolcro del Cristo, in Terra Santa, cioè nella terra che aveva visto la vita di Gesù, c'era una quantità di santuari cristiani che rimanevano perché l'Islam non li aveva affatto eliminati, li aveva soggetti a una certa disciplina, eccetera, ma non li aveva eliminati. In questa terra sono arrivati questi musulmani più duri, più violenti, e allora l'imperatore d'Oriente sta facendo loro guerra. Andate a aiutarlo, sarete ben pagati, magari riuscirete anche a conquistare delle terre, così resterete lì e ci farete il santo piacere di non continuare a stare in Europa, dove ci date un grosso fastidio. Il Papa non lo dice in questi termini, ma dice questo, e non si rivolge a tutto il mondo cristiano, si rivolge soltanto ad alcune categorie. Beh, questo appello ha uno straordinario effetto, ha uno straordinario successo. Si muovono colonne intere di guerrieri, oggi noi calcoliamo che in tutto saranno potuti essere alcune migliaia, in passato si sono sparate delle cifre tremende, ma sapete, fare le ricerche di tipo demografico sulle quantità umane e quanto di più difficile si possa fare. E cosa succede? Succede che alcune colonne di armati si rivolgono verso l'Oriente perché rispondono all'appello papale, quindi bisogna cominciare ad andare a Costantinopoli e sentire cosa vuole l'imperatore, cosa ci vuol far fare, quanto ci paga. Dietro a questi guerrieri si mette in cammino anche una grande massa, grandi masse per il tempo, era un tempo in cui una città come Genova, quanto arrivava? 5-7 mila abitanti forse, una decina forse, a Genova alla fine dell'undicesimo secolo ci sono 10 mila abitanti, quindi un piccolo paese per i nostri, o una cittadina per i nostri standard, ma una grande città. Costantinopoli ci aveva più di 1 milione di abitanti all'epoca, Baghdad ce ne aveva più o meno altrettanti, Cordoba in Spagna, ma Costantinopoli è una città greca, Baghdad e Cordoba sono due città arabe, Baghdad è nell'attuale Iraq, c'è ancora, come sapete dai telegiornali, c'è anche Cordoba in Spagna, quindi le grandi città potevano arrivare anche a 1 milione di persone, ma erano rare. E a parte la Spagna, che era territorio musulmano, le grandi città sono tutte in Oriente, in Occidente non ci sono ancora. Questo movimento di truppe, di soldati, di guerrieri verso la Gerusalemme comporta anche un movimento di persone che sono del tutto inermi o quasi inermi, perché già avere un arco significava avere un'arma, era un'arma da caccia, ma poteva anche diventare un'arma da guerra, che sono dei semplici pellegrini. Ecco, questi semplici pellegrini però hanno una visione paradossalmente un pochino più lungimirante dei cavalieri. Sono al seguito dei cavalieri perché vogliono fare la strada tranquilla e quindi essere protetti da loro. Però loro non vogliono andare in Oriente, non vogliono stare, non si limitano a voler vedere l'imperatore di Costantinopoli, non gliene importa probabilmente niente. Loro vogliono arrivare a Gerusalemme e si verifica in corso di questi 3 anni che voi avrete studiato, tanti dura la cosiddetta prima crociata, da 1096 a 1099, un qualche cosa che forse potremmo anche definire, per restare in
in tema con le nostre giornate di adesso, un evento che potrebbe anche essere interpretato come rivoluzionario. In queste folle, quantificabili forse in una decina di migliaia di persone, guardate che è tantissimo, che nel corso di 3 anni si spostano a piedi, quasi totalmente a piedi, salvo piccolo braccio di mare fra l'Italia e l'Albania e un altro piccolo braccio di mare tra Costantinopoli e la costa dell'Asia, per il resto poi se ne vanno tutti a piedi e ci mettono 3 anni per arrivare a Gerusalemme, ma alla fine ci arrivano e la conquistano. Beh, chi gliel'aveva detto? Non c'è traccia nei discorsi del Papa, per quanto sappiamo, di un'esortazione ad andare a conquistare Gerusalemme. Il Papa si è limitato a dire ai guerrieri: andate ad Oriente. Dietro ai guerrieri è arrivata una massa di gente che le fonti chiamano, sapete, in un latino molto incerto, molto apparentemente molto povero, in realtà meno di quanto si pensi, ma questo è un altro discorso, si chiamano pauperes, contrapponendole a quelli che invece avevano le armi, avevano i cavalli, originariamente avevano anche il possesso delle terre, che si chiamano invece milites, con una parola che è rimasta nel nostro lessico, no? I militari, i guerrieri. I pauperes sono quelli che conquistano Gerusalemme. E una volta conquistata, la domanda è: adesso cosa ne facciamo? Io mi collego proprio qui per farti quella che, ahimè, è l'ultima domanda, perché abbiamo solamente 5 minuti, per cui cerchiamo anche di riassumere tutto quello che abbiamo detto. Sicuramente questa tensione di cui tu parlavi da parte dei pauperes può essere collegata a qualche movimento millenaristico, cioè al... Questo magari non abbiamo tempo di spiegarlo, ma qui vedete una bellissima carta. Ma l'ultima domanda riguarda però un'altra cosa. Giustamente tu dicevi, una volta che Gerusalemme è stata conquistata, nel luglio del 1099, e le cronache ci descrivono i cavalli le cui ginocchia affondavano nel sangue, insomma, scene apocalittiche di questo genere. Difficile, giusto? Perché Gerusalemme è tutta in salita, quindi infatti, il sangue non si stagna. Ma nella valle di Giosafat. Ad ogni modo, Gerusalemme bisogna che sia difesa, questo diventa il problema principale. E allora qui possiamo aggiungere un altro elemento che potremmo forse definire rivoluzionario, rivoluzionario però nel quadro della spiritualità, anzi meglio, della religiosità dell'epoca. Ricordatevi che siamo in un'epoca in cui la religiosità si respirava nell'aria, questa è una frase tipica di Franco Cardini che mi piace sempre ripetere. In ogni caso, come si difende Gerusalemme? Abbiamo un elemento nuovo, quello della creazione di alcuni ordini religiosi che però al contempo combattono. Parlo dei Templari, ma parlo anche dell'ordine degli Ospitalieri. Qui vediamo una carta straordinaria, forse la più sconosciuta agli studiosi, che rappresenta l'ultimo atto della vicenda di quest'ordine templare, ovvero il rogo dell'ultimo gran maestro Jacques de Molay a Parigi sulla Senna. Siamo appunto nel 1330, quindi un ordine che nasce nel XII secolo, che dura 2 secoli, e quando la Terra Santa viene perduta, insomma, viene fagocitato dal re di Francia, che ha bisogno delle sue finanze. Ecco, ma allora possiamo considerare la nascita di questi ordini un fatto nuovo nella spiritualità medievale? L'unione di militare e di religioso può essere un fatto rivoluzionario? E con questo ti chiederei anche di fare un breve riassunto e di concludere. Delle puntate precedenti. Allora, cerchiamo di tirare i remi in barca, visto che si parla di navi e di Mediterraneo. Prima di tutto, la crociata nasce come una sorta di pellegrinaggio armato. Il pellegrinaggio c'era di già. Il pellegrinaggio è una vecchia istituzione che si presenta un po' in moltissime religioni, non dirò in tutte, ma insomma in moltissime religioni. La volontà di arrivare, di fare un viaggio che ci porta a contatto con qualche cosa di sacro. Questo lo vediamo nell'antica Grecia, lo vediamo nell'antico Egitto, lo vediamo in un sacco di posti. Sappiamo dalla Bibbia e anche dall'attualità che nel mondo ebraico si fa quello che in ebraico si chiama l'aliyah,
che letteralmente è la salita, cioè la ascesa verso il Monte del Tempio, che è il nucleo della città di Gerusalemme. Fanno pellegrinaggio ai musulmani, lo fanno a Gerusalemme stesso, ma soprattutto nella loro grande città santa, che è la Mecca. Lo fanno anche i cristiani. I cristiani cominciano a fare pellegrinaggio molto presto, perché prima vogliono entrare in contatto col sepolcro dell'apostolo Pietro, del capo della cristianità. Quindi il pellegrinaggio nasce come forse espressione romana, ma nello stesso tempo vogliono anche vedere il luogo del Cristo e addirittura il luogo dove il Cristo è stato sepolto, che però nessuno conosce, perché Gerusalemme nel 135 è stata rasa letteralmente al suolo dall'imperatore Adriano in seguito a una rivolta degli ebrei del tempo, e quindi si sono perse le tracce di dove Gesù poteva essere stato sepolto. E poi voi sapete che secondo la fede cristiana, sì, in un sepolcro c'è entrato, c'è stato 3 giorni e poi è risorto, quindi il sepolcro è comunque vuoto. Poi, per una serie di motivi che sarebbe divertente potervi raccontare, ma ci vorrebbe qualche ora, i cristiani alla fine a metà del IV secolo, al tempo di Costantino, si dice addirittura sia stata la madre dell'imperatore Costantino, hanno ritrovato il sepolcro di Gesù in circostanze che non hanno nulla da invidiare ai film di Indiana Jones. L'imperatrice Elena, che ha ritrovato il sepolcro, il Santo Sepolcro, era un'archeologa molto più abile e molto più fortunata di Indiana Jones. Però, secondo la tradizione, lei ha individuato questo luogo. Allora si crea una grande chiesa intorno a questo luogo. Questa chiesa si chiama di solito la chiesa della resurrezione, o di solito si dice il Santo Sepolcro. Poi arrivano i musulmani, ma non toccano quella chiesa, la lasciano in pace, quindi i pellegrinaggi cristiani continuano anche durante l'invasione, all'occupazione musulmana, a partire dal VII secolo. Poi arrivano i crociati, e i crociati, dopo aver conquistato Gerusalemme, elaborano quella che oggi si definirebbe una ideologia della riconquista di Gerusalemme. Allora il pellegrinaggio cristiano diventa, la crociata come pellegrinaggio armato, diventa una spedizione o una serie di spedizioni che ancora non si chiamano crociate, perché la parola fino al 200 circa non viene usata, volte a conquistare, conservare, oppure, perché nel 1187 i musulmani riprendono Gerusalemme e cacciano i crociati, a riconquistare Gerusalemme. A questo punto, per conservare o per riconquistare una città, ci vuole una forza militare. E questa forza militare non c'era, proprio per le ragioni che abbiamo detto poco fa. La crociata è considerata una sorta di pellegrinaggio armato. Cosa fa un pellegrino quando arriva nel luogo dove vuole arrivare? Prega, fa delle cerimonie, lascia dei doni, di solito i cosiddetti ex voto, che si trovano ancora nelle nostre chiese cristiane, poi se ne va, torna indietro, non è che resta lì. E a questo punto Gerusalemme avrebbe potuto essere riconquistata dai musulmani, e allora i nobili europei, che avevano fatto 3 anni di viaggio con i loro cavalli per andare a conquistare Gerusalemme, dicono: a questo punto no, a questo punto prendiamoci anche quello che ci spetta, il frutto della vittoria. Organizziamo una sorta di cosa che potremmo definire uno stato crociato, e nasce il regno di Gerusalemme. Il buffo è che in un tempo in cui i regni non nascevano se non avevano una sanzione dall'alto, una sanzione divina che poteva passare soltanto attraverso il Papa o l'imperatore, questo regno di Gerusalemme non passa, che è un regno santo per eccellenza, non passa attraverso nessuna legittimazione.
i crociati mica possono andare dall'imperatore di Costantinopoli e dirgli: guarda, ti abbiamo riconquistato Gerusalemme che gli arabi ti avevano tolto nel VII secolo, perché era terra dell'impero d'Oriente. L'imperatore avrebbe risposto: sì, grazie, adesso io ci mando i miei funzionari e voi vi retribuisco e ve ne andate, oppure restate ma come sudditi miei, i crociati non ci stanno. Si rivolgono all'imperatore d'Occidente, all'imperatore romano-germanico, ma c'è un guaio, che a quel tempo l'imperatore romano-germanico era un poveraccio che aveva perduto la sua lotta contro il Papa, non contava più nulla. Si rivolgono al Papa e gli dicono: vabbè, tu hai mandato i Normanni a conquistare l'Inghilterra e hai dichiarato che l'Inghilterra ti appartiene e che il duca di Normandia che l'ha conquistata è un re sì, ma è tuo vassallo. Hai mandato dei guerrieri spagnoli a creare dei regni nella Spagna via via che la Spagna veniva sottratta ai musulmani e hai dichiarato che tu sei il sovrano di quelle terre. Fallo anche con Gerusalemme, che ti costa. Ma il Papa non lo può fare, perché il Papa deve rispondere all'imperatore di Bisanzio. C'era stato uno scisma religioso, ma si sperava di appianarlo. E allora nasce il primo paradosso: da una spedizione che vuole essere una spedizione religiosa, in un certo senso nasce il primo regno europeo che non si rifà a una legittimazione sacra di tipo ecclesiale. E questa è una novità straordinaria. Poi naturalmente il tempo è scaduto. Potremmo dire anche una rivoluzione straordinaria, in un certo senso. Quello potrebbe essere un aspetto rivoluzionario. Poi naturalmente però la crociata cambia ulteriormente di pelle, perché si fanno anche le crociate contro dei cristiani, contro gli eretici per esempio. Poi cambia ancora, perché nel 300-400 arriva un'ondata di turchi particolarmente violenta, che conquista anche la stessa Costantinopoli, che rischia di conquistare il resto dell'Europa, o comunque questo si credeva e si temeva, e allora la crociata cambia un'altra volta aspetto. Non si parla più della conquista di Gerusalemme, ma si parla della difesa dell'Europa occidentale, della cristianità latina. La crociata è un'idea che cambia continuamente di pelle, però nello stesso tempo c'è una continuità, perché sulla base di questo nasce, per esempio, nasce una letteratura crociata. Noi sappiamo tutti, e termino su questa idea, che cos'è la Gerusalemme liberata. La Gerusalemme liberata è un grande poema epico scritto da un grande poeta del Cinquecento, da Torquato Tasso. Parla della prima crociata, di quella di cui abbiamo parlato anche noi, un episodio di 500 anni prima, perché Torquato Tasso scrive la Gerusalemme liberata alla fine del Cinquecento. E perché alla fine del Cinquecento riscopre questo episodio vecchio di mezzo millennio prima? Perché sembra un episodio di attualità, perché nel frattempo gli europei, alcuni di loro almeno, facevano guerre contro i turchi ottomani e si temeva che i turchi ottomani potessero occupare anche una parte dell'Europa. E allora Torquato Tasso finge di parlare della guerra di 500 anni prima che aveva portato alla conquista di Gerusalemme, ma in realtà non parla di quello. Torquato Tasso parla di un episodio che lui si ricordava benissimo, che era culminato in una grande vittoria di alcuni cristiani, non di tutti i cristiani. C'erano gli spagnoli, c'erano i veneziani, c'era il Papa, che in pieno Mediterraneo nel 1571 avevano battuto la flotta turca nella località di Lepanto. Insomma, Franco, potremmo concludere così: quando si parla della crociata molto spesso si parla anche dell'oggi, potremmo dire. Detto questo, purtroppo sì, si parla sempre di qualche cos'altro e si tende sempre a attualizzarlo. Ringraziamo il professor Cardini per, direi che hanno apprezzato.
Grazie a tutti per l'attenzione e grazie al professor Cardini per questa lunga cavalcata nel corso dei secoli. Dalla vostra reazione deduco che voi di crociate ne avete abbastanza e avete perfettamente ragione, di crociate ne abbiamo abbastanza. Ecco, ringraziamo il professor Cardini e il professor Musarra. Chi si ferma ancora per l'ultimo incontro, questa volta è pregato di non muoversi perché sennò diciamo, i tempi si dilatano veramente troppo. E invece chi non si trattiene, se riesce a liberare la sala abbastanza velocemente in modo tale da dare spazio a chi sta aspettando fuori. Grazie. What's up?